cosa siamo venuti a cercare in questa landa selvaggia. Lasciando il nostro paese, i nostri parenti, la casa di nostro padre. Per che cosa? Per il regno di Dio. Preghiamo. Famiglia. Chi c'è lì? Oh Signore, la preghiera ho cominciato. Aiutami e lascerò il mio peccato. La penitenza ho dentro di me e quindi mi rivolgerò a te. Nessuno la mia fede può incrinare. Non sento ciò che Satana può fermare. Oh Signore, la preghiera ho cominciato. Aiutami e lascerò il mio peccato. La penitenza ho dentro di me e quindi mi rivolgerò a te. C'è il male nella foresta. Continuiamo con il genere horror che, come sapete, a me piace molto, quindi mi ci dedico volentieri. Voi sapevate che L'Esorcista, il cult del 73 diretto da William Friedkin, è il primo film horror in assoluto che ha ottenuto una nomination all'Oscar per il miglior film? Non ha vinto in questa categoria, però l'Academy decise di premiarlo con due Oscar. Miglior sceneggiatura non originale a William Peter Blatty e miglior sonoro a Robert Knudson e Christopher Newman. Altri quattro grandi horror che sono stati di seguito nominati all'Oscar per il miglior film sono Lo Squalo, Il Silenzio degli Innocenti, Il Sesto Senso e Black Swan. Lo Squalo di Steven Spielberg, che nel 75 ha terrorizzato tutto il mondo, è diventato un cult assoluto ed è considerato il padre dei blockbuster estivi statunitensi. Non è piaciuto abbastanza all'Academy per vincere nella categoria miglior film, però ha comunque vinto tre Oscar per miglior montaggio, miglior sonoro e miglior colonna sonora. Il Silenzio degli Innocenti, invece, con Jodie Foster e Anthony Hopkins nel ruolo fantastico di Hannibal Lecter, ha conquistato completamente l'Academy, vincendo i 5 premi Oscar più importanti. Miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior attrice e sceneggiatura non originale, di Ted Tully. Il Sesto Senso con Bruce Willis e il bravissimo piccolo Haley Joel Osment non ha vinto nessun premio, pur essendo stato nominato in altre 5 categorie, oltre a miglior film. Anche Black Swan è stato nominato come miglior film e in altre 5 categorie, però l'unico premio vinto è andato a Natalie Portman come miglior attrice protagonista. Beh, vogliamo più film horror da Oscar, no? Oh, voi cosa ne pensate? C'è un altro film horror o thriller che secondo voi meriterebbe l'Oscar per miglior film? Fatemi sapere nei commenti sotto. Vi lascio con altri video spaventosi. A prestissimo!